Il rilancio degli azzurri in prospettiva playoff passa adesso attraverso due impegni interni consecutivi che la SD San Giovanni giocherà contro Vicchio e l'attuale capolista Fiesole Caldine dopo il pareggio esterno di Figli, nel quale forse a livello di gioco è stato espresso qualcosa in più degli avversari ma la squadra alla fine è stata più vicina alla sconfitta che alla vittoria. Tutto questo prescindendo dall'annullamento del gol di Pellegrini per il quale peraltro restano dubbi non smentiti da alcuna immagine televisiva. In questa settimana giungono buone notizie anche dall'infermeria in quanto Valle ha ripreso gli allenamenti assieme ai compagni Pagni e di conseguenza contro i Mugellani dovrebbe riprendersi la maglia da titolare al centro del tridente d'attacco permettendo a Monaci di partire per le proprie incursioni offensive qualche metro più a ridosso della linea del centrocampisti in una posizione a lui più gradita. Oltretutto dopo le due settimane di squalifica torna disponibile anche Baculias il cui fosforo in mediana è mancato anche contro la Colligiana e magari per il regista questo tempo ha permesso un allenamento continuo per la ricerca della forma migliore. Inevitabile pensare però che il calendario nell'immediato non pare essere di Difficilissimo anche per chi sta più in alto in classifica degli Azzurri, che però potrebbero poi sfruttare il fattore campo nel primo turno di novembre, un mese decisivo che comprenderà ben tre scontri diretti nella parte nobile della graduatoria. Poi si riaprirà il mercato, ma intanto rimanere a contatto con le prime resta quasi obbligatorio.